Benvenuti nella missione archeologica italiana di Prignasco. In questi brevi video vi presenteremo alcune delle attività svolte dai ricercatori nel corso della missione 2022. Sono Rossella Gigli, ricercatrice presso la sede di Catania dell'ISPC e quest'anno qui nella missione di Prignasco mi sto dedicando allo studio e alla classificazione delle orificerie, degli oggetti di ornamento personale che provengono dalla necropoli di Siderospiga in vista della pubblicazione completa, definitiva della necropoli, che è appunto un progetto cui partecipa tutta quanta l'equipe della missione. Ora, si tratta di un gruppo di materiali molto interessante che costituisce uno dei complessi più rilevanti del genere trovati a Creta. E i reperti per la maggior parte sono conservati ed esposti nel Museo archeologico di Iracli, i materiali diciamo più pregiati, e sono già stati da me studiati nelle missioni precedenti. Ora continuiamo qua invece il lavoro in magazzino. E questi oggetti sono appunto, come ho detto, provenienti dalla necropoli, dalla fase più antica della necropoli, quindi sia da tombe di inumati che da tombe di cremati. E si tratta soprattutto di oggetti di grande valore, realizzati in oro, in argento, ma anche in altri materiali preziosi come l'ambra, come il cristallo di rocca, la pasta vitrea, la faience, le pietre dure. E abbiamo tutta una serie di oggetti di uso diciamo, personale come anelli, orecchini, pendenti, collane, anche singoli elementi di collane lasciati, cioè deposti singolarmente, in funzione probabilmente di amuleti. Poi abbiamo tutta una serie di placchette realizzate in foglia d'oro e decorate con incisioni oppure a sbalzo, e che venivano, la loro funzione e la loro destinazione era quella di essere applicate, sono applicate e cucite ai vestiti dei defunti, e anche delle fascette d'oro, anche queste riccamente decorate, che venivano utilizzate come diademi oppure poste sulla fronte dei defunti. E spesso vengono utilizzate delle tecniche di lavorazione molto antiche come la granulazione associata alla filigrana. Ora, ho detto che appunto la maggior parte di questi reperti proviene da tombe, da corredi tombali, ma non sempre, perché abbiamo anche un'altra situazione nella necropoli di Prignasco, cioè troviamo delle fossette scavate nella roccia o comunque in zone antistanti le tombe, dove troviamo questi materiali commisti a ossa bruciate, a carboni e anche a resti di vasi o anche di armi di metallo, soprattutto di bronzo, che sono a testimoniare dei riti funebri che dovevano diciamo, accompagnare la sepoltura. Da una di queste fossette, voglio fare vedere, proviene questo bel pomello, frammento di pomello in cristallo di rocca, che quest'anno con la restauratrice abbiamo assemblato qui in laboratorio e che appartiene a una diciamo, tipologia abbastanza rara con queste costolature, e probabilmente faceva parte di una spada da parata, che non utilizzata ma soltanto per scopi così diciamo non utilizzata tutti i giorni. E abbiamo anche queste belle collane in pasta vitrea e tutta un'altra serie di oggetti che man mano vengono fuori anche dal nostro restauro. E questi oggetti sono interessanti anche perché da una parte ci testimoniano anche lo stato sociale, lo stato di ricchezza di questi abitanti del sito nel corso del primo millennio a.C., ma anche sono testimonianza dei rapporti con l'esterno, soprattutto con Cipro e con il vicino Oriente.